davvero contenta, quest'anno siamo tantissimi atleti, siamo tutti qui a fare veramente una bella festa dello sport. Dopo 6 mesi mi sono appassionata a questo sport e ci abbiamo provato. Tanta passione, tanta tecnica, un background alle spalle. Ciao! Ciao. Il palo ha tante cose in più ed è stato, quando io l'ho incontrato, è stata una scoperta, perché è l'attrezzo più duro che io abbia mai fatto. Li ho fatti tutti e questo è quello più pesante di tutti, soprattutto quando vai in spin. Questo è il mio primo campionato e infatti sono molto emozionato, però ce la metto tutta, dai. Sono 4 mesi che preparo questo esercizio, non sono stata benissimo gli ultimi giorni proprio prima della gara, però adesso ci stiamo riprendendo e speriamo bene, dai. Comunque vada, sarà una bellissima esperienza. In realtà io sono una bancaria, quindi non dovrei essere qui a gareggiare tra l'avanzato. Io ho cominciato pole dance da aprile, perciò aprile, maggio, giugno, 3 mesi dietro di allenamento. Sono molto agitata. Ho cominciato a preparare il pezzo di gara a maggio, sono 2 mesi, ho cercato dal meglio, poi come va va. Speriamo bene. Abbiamo optato per la colonna sonora di Troy, quindi ho veramente un costume che richiama quello del film e quindi è una cosa un po' più dura, un po' più secca. Però un po' comincia a scaldarmi e poi vediamo un po'. Quando uno gioca in casa è un po' più tranquillo rispetto a quando stai fuori, perché comunque hai l'appoggio di tutti i ragazzi che studiano con te, dell'insegnante, gli allievi, quindi è meno stressante rispetto a quando sei fuori da solo e devi comunque portare il nome dell'Italia all'estero. Mesi di costruzione dell'esercizio, di preparazione, di allenamento e di studio, perché questo esercizio poi è quasi pronto per andare poi al campionato del mondo di Londra, che ci sarà il 20 di luglio, e quindi insomma c'è stata veramente una preparazione tanto dura, tanto forte. Questo esercizio consta di 10 elementi obbligatori, che sono quelli che appunto andranno poi presentati a Londra,
e quindi insomma è stato veramente intenso e faticoso. Parto sempre dalla musica, quindi dalla scelta della musica, che è ovviamente fondamentale. Dopodiché cerco di rendere al meglio esprimerla il meglio che posso, insomma, con la mia gestualità, con la mia espressione corporea, quello che provo a fare in tutto e per tutto. In questa coreografia in particolare ho cercato di fare qualcosa di assolutamente più artistico che fosse possibile per me, quindi spero di essere riuscita nell'intento, spero di emozionarvi. Smettere di credere in se stessi, soprattutto questo è il messaggio positivo poi dello sport in generale. Devo dire che quest'anno il livello era altissimo in tutte le categorie e sono molto contenta perché questo sport finalmente sta crescendo e si stanno avvicinando sempre più atleti sia dalla ginnastica artistica che dalla danza, e quindi questo contribuisce al livello più alto sicuramente.